un punto in più sulla zona retrocessione, una giornata in meno alla fine del campionato. E così il pareggio con l'Arezzo, il quarto in altrettante gare negli ultimi due anni, rappresenta il classico valore aggiunto di una partita che, specie nel secondo tempo, non sembra presagire nulla di buono per i colori biancazzurri. Al vantaggio di Martinetti, complice però una distratta difesa, sull'Adriatico realeggiano infatti vecchi fantasmi. Ma l'espulsione dell'aretino Raimondi conferisce all'11 di Sarri quel quid in più in termini di carica agonistica per la rete del meritato pareggio, firmato dal più giovane dei protagonisti, il ventenne Daniel Ciofani, smarcato dal magico colpo di tacco di Jadon Jadid. Senza voler sminuire però quello che hai fatto, eri al posto giusto al momento giusto. Questa è una caratteristica importante per un attaccante. Il senso della posizione, il senso del gol sono stati dalla mia parte in questa occasione. Senti, questo primo gol importante della tua carriera da dedicare a chi? A tantissime persone. Allora, in primis a Di Maggio, che mi ha portato qui da quando avevo 14 anni. Poi ai miei genitori, a mio nonno che non c'è più, a mio fratello che domani fa il compleanno, e poi anche grazie al mister Sarri che comunque mi ha messo nella mischia e mi ha dato la possibilità di fare gol. E ai miei compagni della primavera anche, che in questi mesi mi hanno accolto con loro e stiamo facendo un grandissimo campionato anche con loro. Dopo l'inatteso KO di Cremona, il test con l'Arezzo è particolarmente probante. Contro una formazione solida e compatta, appena 20 gol subiti, Sarri cerca di ricostruire gli equilibri base, quelli cioè che avevano portato i biancazzurri a decollare verso l'alta classifica. Difesa bloccata, due mediani di pura interdizione, Luisi e Tognozzi, due esterni in grado di garantire spinta e copertura, Vigna e Croce, e poi l'estro di Baù ancora tra i più positivi, alle spalle di Matteini. In avvio Stefanini di Prato non sanziona questo evidente gioco pericoloso di Martinetti su Tognozzi, ma il destro dalla distanza di Floro Flores non inquadra lo specchio. Subito dopo, lancio dalle retrovie di Carrozzieri, eccesso di sicurezza di Delicarri, che non si avvede di Martinetti. Avramov intuisce il pericolo ed anticipa al limite l'attaccante toscano. Il Pescara entra in partita. Per almeno mezz'ora l'11 di Sarri appare convincente, sale in cattedra Baù, splendido al sesto l'invito d'esterno per Matteini, che prova a deludere Bressan in uscita. Reattivo l'estremo toscano, che intercetta con il piede prima del recupero provvidenziale di Galeotto e compagni. Cinque minuti più tardi, altra chance, Matteini si libera di Carrozzieri e serve Baù, che fallisce in modo grossolano la rifinitura per Croce. Al 12esimo, in evidenza Pesaresi, tunnel ai danni di Raimondi, la difesa respinge Baù di prima intenzione, qualcuno devia a fondo campo. Il momento appare propizio, manca soltanto il guizzo risolutore. 15esimo, sontuoso Eder Baù, ricamo di raro pregio, lancio con il contagiri a vuoto, Carrozzieri, Matteini precipitoso a due passi da Bressan. 19esimo, Luisi verticalizza il pallone, filtra in area, destro di Matteini, Carrozzieri si oppone. Dal calcio d'angolo, squadra completamente sbilanciata, nasce questa opportunità in contropiede per gli ospiti, fuga di Martinetti che percorre molti metri, palla al piede, l'esperienza di Delicarri che temporeggia, quindi il tempismo di Tognozzi e il rinvio di Vlada Avramov. E solo un attimo, perché il Pescara ha la stessa possibilità su un capovolgimento molto simile, situazione di 4 contro 2, ma Matteini in piena crisi di identità sbaglia tutto e viene subissato da fischi ed improperi di ogni genere e tipo. Palmare il contrasto con gli applausi tributati invece a Baù per l'ennesima invenzione, finezza in verticale frustrata però dall'ottimo intervento dell'abruzzese Di Donato e per questo cross delizioso che solo un colosso come Carrozzieri può sventare di testa prima che il pallone giunga a Matteini. Ma l'Arezzo non rimane a guardare. La squadra di Gustinetti non crea occasioni nitide, ma procura qualche brivido con l'ex Antonini, sinistro violento seppur impreciso, con il mediano Confalone, colpo di testa di poco al lato, e da ultimo al 44esimo con Martinetti, la cui inzuccata trova la deviazione forse casuale ma decisiva di Zoppetti. Ripresa priva di sussulti fino al settimo, quando si spezza l'equilibrio. Dalla tre quarti Barbagli fa partire un cross molto bello, difesa immobile con partecipazione del duo Delicarri Pesaresi, volé di Martinetti, Avramov battuto, Pescara 0 Arezzo 1. I biancazzurri accusano, 13esimo, punizione di Floro Flores, trattenute più o meno lecite in area, a testa del solito Martinetti, la palla sfiora il palo. Ancora più clamorosa l'occasione gol del 15esimo, buco sulla fascia destra, invito di Martinetti per Floro, prodezza di Avramov. Primi avvicendamenti nella Pescara, fuori Vigna e Matteini, dentro Jadid e Bonfili.
Murillo. Il marocchino subito in evidenza con questa conclusione deviata a cui Bressan si oppone alzando sulla traversa. Gustinetti punta ad una maggiore copertura, esce l'autore del gol, entra Senigallia. Un minuto più tardi, 28esimo, Ciofani rimpiazza Bau. Sale la tensione, ne fa le spese Sarri. Dopo questo fallo di Pesaresi su Raimondi, il tecnico biancazzurro dice qualcosa a Stefanini che lo espelle. È anche la prima volta per l'allenatore toscano che si esprime così. È vero che avrebbe detto a Stefanini di Prato sta fischiando tutto al contrario? No. Io gli ho solo detto che Carrozzieri doveva stare a posto, o probabilmente mi sono espresso in toscano e gli ho detto che Carrozzieri si doveva levare dai coglioni. Però senza offendere né lui né Carrozzieri. Più tardi, 32esimo, calcio di punizione per i biancazzurri. Raimondi non rispetta la distanza, viene ammonito e per tutta risposta manda a quel paese Stefanini, che estrae il cartellino rosso. Arezzo in 10, uno stimolo in più per la squadra orfana di Sarri, pericolosa con Tognozzi, ma sciupona con Bonfiglio che cicca la sfera da posizione più che privilegiata. Nel frattempo Gustinetti sostituisce anche Floro Flores al suo posto, il centro che pista Fabiano Rodriguez, e così la pressione del Pescara si concreta. Al 41esimo si sgancia Pesaresi, cross basso, tacco di Jadid che spiazza tutti tranne Ciofani, puntuale e decisivo. La gioia irrefrenabile del gigante Daniel e la voglia di provarci sino all'ultimo respiro. 48esimo, invito da destra di Alessandro Zoppetti, testa di Bonfiglio, qualcuno respinge in modo fortunoso. Finisce così 1-1, ma i motivi per tornare a sorridere di certo non mancano.